Friends, ben ritrovate qui sul canale, eccomi qui di nuovo. Sì, sono nella stessa diciamo ipostasi con il nuovo trucco. Faremo un unboxing e di che cosa? Ve l'avevo detto che avevo fatto un altro ordine sul sito We Makeup Be Trendy Brandy Be Trendy. Vi invito a andare una sguardata su questo sito perché è meraviglioso. L'ho scoperto da poco, non è da tanto. Perché l'ho fatto? Prima di tutto perché io quando avevo fatto il primo avevo dimenticato di mettermi l'omaggio. Fino al 14 d'agosto c'era in omaggio se facevi un primo ordine dal loro sito. Per chi si iscriveva e faceva un ordine c'era la borsa con la scritta We Makeup, la borsa shopping diciamo, viene in busta così. Io ragazzi ho già aperto il pacco perché dovevo vedere se era tutto a posto, ed è di un tessuto, diciamo, è fatta così, è nera, scura. Qui potete portare quello che volete e di quella che si mette così, bella robusta direi, di un tessuto molto buono, e c'è scritto make up e mi sa che sì, si chiude anche con un bottoncino ed è molto utile perché aiuta con tutto, che io ce l'ho anche quelle del mio brand, però questa non guasta mai ragazze, perché sapete, anche per salvaguardare l'ambiente meglio di usare questo genere di borsine, anche quando si va a fare la spesa, quando si va, e sono utili perché qui ti sta anche un portatile, ti sta anche dei libri, magari le scarpe da ginnastica, vai in palestra. Queste borsine sono molto utili, anche Faberlic ce l'ha col logo, e considero che dovrebbero farlo tutte le aziende questo genere di borsine, e di dare quell'input al salvaguardare dell'ambiente, perché tanto il tessuto ce n'è. Ho visto che a Sephora ancora si usa quelli di carta, che la carta sapete che è sempre che dobbiamo tagliare gli alberi, ecco. Allora, io da qui ho trovato su questo sito anche degli assorbenti, ragazzi, vi dico la verità, costavano una sciocchezza. E lo so, l'assorbente è sempre una cosa utile. Voi non sapete, noi donne all'anno, quanti soldi spendiamo per queste cribbio di assorbenti, perché io sono una donna in età fertile, non sono ancora a menopausa, perciò le uso tutti i santi mesi, e ho trovato quelli anche in cotone traspirante, e che io sinceramente preferisco usarli questi, e da noi in Italia questi costano un botto, invece qui li avevo trovati pochissimo, cioè poco prezzo. Ho preso quelli per il periodo un po' più, diciamo, con flusso abbondante, e ho preso questi con 4 gocce, che sono 20 con le alette. Ora magari apro uno giusto per vedere come sono fatte, perché ecco, si aprono così, vediamo un attimino ragazze. Sì, è in cotone, ma proprio cotone, la lunghezza, scusate, è fatta così, ha le alette di protezione, e diciamo che è bello spesso, quindi per quel periodo vabbè, lo lascerò così perché tanto poi per quel periodo ingombrante del mese, quando abbiamo le mestruazioni abbondante, è buono. Questa era la linea bella, stessa linea bella, questo è ancora più più pesante, per sempre per la notte, questi sono per la notte.
Sono con 5 gocce, sono 12, sono chiusi, non le apro pure questi, sempre con le alette e sono alla verbena, questi sono anche leggermente profumati. Poi ne ho preso un altro pacco, sempre con 4 gocce. Da 10 sono uguali come le altre, però vedete che c'ha anche il simbolo che sono in cotone. Io le proverò e poi vi dirò, ragazzi, vi dico che costavano una sciocchezza, 59, 60, 70 centesimi c'è cioè, al pacchetto. Quindi le ho presi per provare, se mi va bene mi farò la scorta. Mi sono invece fatta la scorta e qui vi dico che ho pagato 4,50 euro, credo, questo multipack di cotonete, di questi pacchetti, diciamo, in cotone, di dischetti. Vedete, sono puro cotone, sono 125 pezzi, quindi fate il conto che ne avrò per un anno qui. E sono in cotone, vediamo un po' se sono anche cuciti, perché sapete che sono quelli anche, no, non sono quelli cuciti, però hanno queste striature, vedete, e qui le striature sono più piccoline, però sono molto soffici e sono in cotone. Perché dico che è meglio prendere questa roba in cotone? Perché, ragazze, infatti c'è scritto soft and delicate qui, perché la pelle è molto sensibile, perché io queste qua le uso per il viso, se mi strucco, per gli occhi, quindi meglio quelli in cotone. Non avevo visto quelli più grandi, i quadrotti, vedrò un po' se li troverò, però vi dico che tutto questo va a 4,50 euro, cioè è una cavolata, per dirla, perché da adesso in poi ce n'ho per tutto l'anno, e perciò date un'occhiata, che non è male questo sito. Poi, visto che ho la problematica di questa pelle con le macchie scolari, vabbè, discromie, chiamiamole, macchie scure su queste zone, qui ancora un pochino. Ho trovato sempre su questo sito una crema schiarente, ragazze, ma anche una crema che previene la pigmentazione della pelle, e sappiamo che questa qua è un problema di tante tante donne. Non costava tantissimo, infatti mi sono prese due 50 ml di prodotto, è fatto in Polonia, e infatti questi prodotti vengono dall'est Europa. Diciamo che questo sito vi ho anche parlato in un altro unboxing. Assomiglia, tra virgolette, con Pink Panda, ma Pink Panda si basa su Makeup Revolution. Ho visto che di recente ha messo anche la Nabla. Però questo ha più brand e anche, sì, un po' più costosi, certi, però ragazze, se voi prendete i loro brand, quelli da parte dell'Est Europa, trovate dei prodotti che costano pochissimo, 3-4 euro. Sì, è vero che io lavoro per Fabric e acquisto parecchio anche dal mio catalogo, ma non sono tutti quei prodotti che a me servono, e io non è che mi sono legata a Fabric, cioè per tutta la vita devo comprare solo il brand Fabric. Io testo prodotti e li uso anche dagli altri siti. Comunque, in Fabric la crema alla vitamina C della linea BioGlow è ottima, però io ho preso pure questa. Questa si chiama BioLiqui con la K ed è fatta con un fiore, non so come, che cos'è, che si chiama Rhabdosia rubescens, non so che cos'è, una specie di pianta. Eccola qui. Io ne ho prese due confezioni, quindi sono 100 ml di prodotto, perché 50-50, e la classica crema fatta così a tubetto. C'è scritto qui dermo, quindi è testata. La cosa che
mia, vedete che c'è scritto brightening cream, quindi crema illuminante per anche per schiarire, e qui dice che previene. Io vabbè, ho letto praticamente la descrizione perché il sito c'è anche in italiano. Se voi digitate makeup.it vi esce tutto in italiano, e leggete le istruzioni di cosa è fatta questa crema e a cosa serve. E avevo letto lì e si mette tutti i giorni e previene anche la apparizione di queste macchie. Quindi ragazze, ho preso due perché ho detto speriamo che se ne vanno, perché tre quarti diciamo di lavoro, se non un buon punto, l'ho fatto con la crema, quella della della Faberlic. Poi quando mai non ho sempre problematiche con queste occhiaie, e mi sono stufata di provare sempre le proti, e mi ricordo che il medico me lo disse: inutile, perché sì, vai fin là, però se le occhiaie sono dalla corrente, dal fatto che non dormi, oppure ritenzione idrica, oppure ce l'hai così, inutile. Però non fa niente, tanto ci usiamo sempre i prodotti adatti. E ho preso questo qua perché ho visto che è una linea farma ed è alla caffeina, e io ho avuto questo genere di prodotti, e poi è un prodotto vegano, che io ci tengo molto a certi brand dove vedo che sono vegani, ed è un contorno occhi, un siero contorno occhi per illuminare e far sparire i gonfiori di sotto gli occhi, le occhiaie, avendo questo applicatore in appalina, è fatto così. Vedete qui, vedete com'è, c'è scritto Hello Vegan, ed è un prodotto sempre di Pharma, quindi il brand è Floss Like Pharma, quindi è un prodotto di parafarmacologia, perché ha anche l'insegna. Questo qua ha 15 ml di prodotto, ci sta, perché è un prodotto per gli occhi, in genere questi sono sempre così, e ora vediamo da dove arriva pure adesso. Se riesco ragazze a vedere il paese di origine, ma di sicuramente sì, arriva anche questo dalla Polonia. Stranamente il magazzino del mio brand a quale lavoro, Faberlic, è in Polonia, quindi ecco pure questo qua. Non costava tanto, l'ho preso giusto per provarlo. Poi abbiamo quattro prodotti di make up, perché ecco, Cristina non ha un cribbio da fare, si dà da fare. Allora, era da tanto che volevo provare questi prodotti della Wet n Wild, mi sono un po' fissata con questi diciamo ombretti liquidi. Io ho beccato anzi ce ne avevano altri colori, questo è il nuovo colore, nuovo entrata, e della linea Cat Suite, e questa linea è un'altra linea, non so, no, entrambi sono della Cat Suite. I negozi qui sinceramente non si trovano mai. Quando esce una linea nuova della Wet n Wild oppure delle altre brand, specialmente anche l'Essence, ragazzi, sparisce in un botto, oppure Italia non le porta. Allora era da tanto che volevo provare questi ombretti liquidi, ho detto vabbè, ora che li avevo beccati, e mi pare che erano pure scontati, se non ero, aspettate che non li ho aperti ora, sperando che non mi spacco le unghie, e quindi perché vi voglio fare gli swatch, perché non li ho aperti neanche io. Ecco, vi dicevo, vedete, questo metodo di sigillo sul prodotto è male, perché vedete, in un lampo non rovini neanche il pack. Proviamo questo verde scuro bosco, che come colore si chiama Emerald Glaze, e non so
cerca il numero perché non ha un numero. Sembra quasi buono, non lo so, un po' separato, però vediamo, è un verde, vedete? È un verde bosco, speriamo che non sia secco, ragazze. Che no, odore strano non ne ha, è fatto con questo genere di applicatore. Wow, wow, direi che è pazzesco. Guardate, non lo so se hanno una durata, vediamo un po' se c'è scritto su questo, ma allora non c'è scritto se è una durata di quello, però qua c'è scritto cruelty free. Però guardate che bellissimo questo lasso d'estate, ma anche in autunno, in vano, a Natale ad esempio. Questo verde non è male. E poi c'è questo qua che si chiama Cashmere Love. Questo è il classico, boh, non saprei dirvi, ora vediamo, non è champagne. Wow, ragazzi, questo è bellissimo. Non è male neanche questo qua, guardate. Cioè, pazzesco, dai. Cioè, ora quando si asciuga? Sì, quando si asciuga, diciamo che leggermente si toglie un po', perché ho toccato il verde, si potrebbe togliere un po' questi brillantini, però guardate un po'. C'è da provare per vedere se si ristringe nella piega dell'occhio, perché bisogna vedere, ma no, ma sono troppo belli, cioè, ditemi voi se non sono pazzeschi. Buoni. Non ho come al solito la bolla e non mi sono fatta neanche l'elenco per dirvi. Comunque in tutto mi è costato 45 euro più o meno. Poi Physician Formula. Da Physician Formula io ne ho una palettina piccolina, ma è fatta diversamente. Questa nel negozio l'avevo vista messa come tester, ma non c'era allo stand, perché c'è lo stand di Physician Formula che nella mia città lo trovai dalla UPIM, mi pare, e poi adesso l'ho visto anche dalla Lila Poix da un annetto. Ecco, dalla Lila Poix, che ce l'ho in quartiere, non c'era la palette, c'era solo il tester, e c'erano altri tipi ma non c'era la palette, questa che volevo io perché mi piaceva, ho preso questa che è quel diciamo questa è della linea Disco Glam ed è quella linea diciamo di quelle piccole palettine da portare in giro, anche da fare, vedete qui ci fanno vedere quante tipologie di look potete fare di make up con questo tipo di palettina. Qua c'è scritto Trapper Custom Luxe Natural Playful o Dramatic. Non so se conoscete la Physician Formula, ma do per scontato che tantissime lo conoscete perché è un brand molto buono, abbastanza costoso direi. Praticamente qui vi fa vedere, è un brand fatto in Canada, quindi non è un brand europeo, è un brand, è per quello probabilmente che ha un costo un po' più vabbè, diciamo non è un né alto ma neanche basso, è un medio. E qui sul retro della scatola vi fa vedere anche come potete realizzare dei altri make up. Non saprei, questa è la Copper Nude e a me piaceva in particolare un colore, infatti solo per questo colore, perché quando l'ho visto esposto il tester e mi scocciava che non c'era la palette, io avevo swatchato questo colore. La palette in sé è fatta così, sì, non si tolle, è tutta glitterata, una specie di glitterione o un'altra, ma non sono suddivisi i colori così, sono proprio, è praticamente un'unica cialda con i colori messi uno sopra, cioè accanto all'altro, che potrete con il pannello mischiarle tra di loro e fare un unico anche colore.
Ecco, quel genere non so se la trovo, se la trovo ve lo faccio vedere, ma quel genere di palette che in teoria, come spiegarvi, si lavora bene, ma è un po' menosa perché se te vuoi prendere solo un colore è un po' rompi perché non riesci a... Ecco ragazzi, non so se la becco, perché adesso con questo buio qui è un po' difficile, non so dove l'ho infilata, vabbè, al limite ve lo farò vedere un'altra volta. Comunque, dura 12 mesi, però vabbè, voi sapete che se le mantenete bene, le palette non è che sono sempre ombretti. Basta che non le fate prendere, vedete c'è scritto Physician Formula, che non le pre fate prendere troppo caldo. Ecco, la palette si apre così, non a specchietto, ovviamente è una palette, ragazzi, da borsetta da portare in giro. Ecco perché l'ho scelta, giusto perché avendo tutto questo amalgam di colori bellissimi estivi, è buona da portare con sé, da portarsela con sé in viaggio. Ha questo applicatore che è molto bellissimo, cioè molto bello, così tutto glitterato, ma a me non mi serve più tanto. La palette, la cosa bella di queste palette è che si piega su se stessa, diciamo, il coperchio, la potete così tenere e lavorare con questi prodotti. Guardate un po' le cialde, sono 2, 4, 6. Ne abbiamo 2 più piccole e 4 più grandi. I colori sono questi e io, indovinate, l'ho scelto per questo color. Ma diciamo che non è un blu, è un ottaneo. Ora, semmai vi faccio gli swatch su questo altro braccio, su quest'altra mano, diciamo. Leggermente polverosa come lo sento, colori balli. Se sentite il rumore, è il mio condizionatore perché sta andando a palla, perché è un umido pazzesco a Genova. Pigmentazione alta, ma tanto io conosco già la palette di, cioè conosco già le shade di Physician Formula. Spolvera un po', c'è cioè, da dire questo, però vabbè, non è che ci preoccupa più di tanto. Ecco, questo è il mio colore preferito. Wow, cioè non ne vedo l'ora di usarlo. E vediamo un po' se riesco ad asciugarmi per farvi vedere l'ultimo. Diciamo che uno è un po' più glitterato, però è molto molto bello. Ecco, con questa palette riuscite a fare anche degli smoky, perché avendo questi due colori che sono un po' più scuri, riuscite a fare poi con una matita marrone scura, ecco i colori. E infatti io ho scelto per questo, che non è neanche un è un turchese con un blu, diciamo, dentro. Ecco qua. Per quello che vi ho detto, guardate, questo marrone scuro, bronzo scuro, diciamo, ecco, parte dal più chiaro. Il più chiaro deve essere è questo, che è quasi invisibile, non si vede tantissimo. Non ho letto se si possono usare anche da bagnati, però presumo che si può. Ecco, è una palette che vale i soldi, non costava neanche adesso, credo che era sui 8 euro o 9. Comunque, costava pochissimo, ragazzi. Io infatti su questo sito mi sono proprio meravigliata quanto che costo basso hanno certi prodotti. Probabilmente questa è di una collezione un po' più vecchia, diciamo, però... perdonate, cioè se a uno piace, e ditemi voi se non sono belli sti colori, perché no? Ecco, il più chiaro non si vede tanto, diciamo, perde. Ma guardate questo che bello che è, cioè io lo userei questi colori anche in autunno. L'ultimo prodotto, ma non per meno importanza, perché anche questa è una palette,
E finalmente tra le mani ho una palette di Bourjois, che da tanti anni non ho Bourjois tra le mani, perché Bourjois in Italia è venuto, però non vedo palette, cioè io l'ho trovato da Tigotà, ma i prodotti di Bourjois sono pochi. Non capisco se tu hai portato un brand dalla Tigotà, perché non fai assortimento brand. E quindi forse è meglio comprare da City. Comunque questa palette è vecchia, è di un'edizione ecco, adesso stavo guardando che questi prodotti della Wet n Wild si sono asciugati e non mi va giù neanche il glitter, quindi olè. E quindi voglio dire che sì, è una collezione vecchia, però a me piace, mi è piaciuta, volevo da tanto avere una palette di Bourjois, e postando pochissimo su questo sito ho detto chi se ne frega, ecco vedete si sporca il pack perché è bianca, chi se ne frega che cioè la palette è vecchia, nel senso che è vecchia da quando è uscita. È una palette di Otto Umbretti, si chiama Palette Les News by Bourjois, è fatta così il pack, è una sciccheria. Se voi dovete regalare una palette di questo genere a una ragazza, vi invito, adesso che sono ancora i saldi su questo sito qua, andate a comprare per Natale, fate il vostro shopping per Natale, è una sciccheria, a parte che è carina, piccola da portare in borsetta, 8 colori ragazzi, questo qua è la 01, 8 colori sono tanti, è vero, è piccolina, non ha tanto di grammi, cioè sono 4,5 grammi di prodotto in totale per 8 cialde, 0,15, però per una ragazzina, una ragazza anche giovane, ora mi direte vabbè Cristina tu sei passata, eh sì, però a me piace, e vedrete i colori quanto sono belli e delicati per eseguire vari make up. La cosa bella è come si apre. Questa palette ha ha il suo applicatore che mi è caduto, se riesco a recuperarlo, perché come al solito dobbiamo mantenere sempre la nostra tradizione che cascano i prodotti. Si apre in questo modo, vedete, ha una palette, ha uno specchio che si gira, cioè ecco, si può mettere anche così, chiuderla così e specchiarsi. Bello il mio look, e girandola, ecco, si può tenere così, e ora io ve lo giro in questo modo perché altrimenti ho quasi ammazzato due cialde. Si presenta in questo modo: ha un verde, un lila, un viola un po' più scuro. Questo è un bianco che quasi è invisibile, un bronzo più chiaro e poi altri tre colori qua. Ora io ve li swatcho perché la maggior parte dei colori sono né troppo shimmer né neanche troppo metallici, sono leggermente shimmer. Ora vediamo dove metterli. Al limite ve le metto qui. Non l'ho swatchata, è la prima volta che lo swatcho. Questo è il bianco. Molto leggera e molto setosa. La grana diciamo della cialda è molto fine. Comunque, Bourjois, sapete che è brand francese, se non sbaglio, se non dico una cavolata, ma sì, ma è francese. sì, Bourjois è Paris. Vediamo questo col glitter perché belli, troppo belli, cioè vi voglio dire che
Sono incantata. Ecco, qui ho infilato di più. No, è una palette, diciamo, dove si possono ottenere dei look belli. E potete fare, ecco, diciamo che l'ultimo colore è satinato, che è questo marrone scuro. Eccoli qua. Ragazze, scusate, io non so se ho fatto bene questi swatch. Aspettate che mi pulisco almeno le dita, che hanno una pigmentazione pazzesca. Eccole qua. Questo bianco non so quanto riuscite a vederlo. Guardate il verde, il lila più chiaro, il lila più scuro. Poi questo qua che sembra un pescato, questo bronzo scuro e questi due marroncini che questo quasi 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 sembra un nero grigio, un marrone verso nero scuro, cioè potrebbe essere anche un nero, ma sono stupendissimi. Cioè ragazze, se lo beccate io vi invito a prenderla. Perché è una palette che vale, ma vale, vale, vale. Ecco, questo è tutto quello che ho preso dal We Makeup. Vi invito a iscrivervi. Se volete un makeup con questa palette, chiedetemi nei commenti. Lo faremo. Un get ready with me se vi interessa. Andate a vedere se beccate questi ombretti della Wet n Wild sia sul sito, ma dove trovate Wet n Wild, perché sono buoni, veramente non mi aspettavo. Guardate un po', cioè asciugato, alleluia. Al limite il glitter, ma che potrebbe cascare un po', però guardate, si è fissato e non ci ho messo primer, non ci ho messo niente. Ho messo direttamente sulla mia mano, così sono piena di glitter. Sbrilluccicherò come un sole. Iscrivetevi al canale, pollice in su se vi è piaciuto questo unboxing. Date un'occhiata al sito We Makeup. Non è un sito, cioè non è un. Diciamo un unboxing, un video sponsorizzato, no, e va tutto da tasca mia, perciò che volete, sapete, quando sono cose magari regalate o sponsorizzate, io lo dirò. Quindi vi aspetto al prossimo video. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come AnikriRu. Chi non è iscritto al canale, si iscriva, attiva la campanella, così quando io carico dei video siete avvisati. Un bacio grosso e ci vediamo al prossimo video.